Torniamo insieme, ritorniamo a parlare di rifiuti, anche di gestione dei rifiuti, perché ieri sera al Comune di Cava dei Tirreni è stata sottoscritta la costituzione del SAD, il subambito territoriale Cava dei Tirreni, Valle dell'Irno, per la gestione integrata dei rifiuti. Noi ne parliamo con il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, lei l'ha definito un momento storico, ovviamente non solo per Cava dei Tirreni, per tutto il territorio. Certamente, non ho usato un termine enfatico impropriamente, secondo me. È un momento storico perché otto comuni importanti, Cava dei Tirreni e i comuni della Valle dell'Irno, da Calvanico a Bracigliano, da Siano a Fisciano, da Baronissi a Mercato San Severino a Pellezzano, decidono di mettersi insieme per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, per gestire insieme questo ciclo così complesso e così costoso per i nostri concittadini. Quindi è una svolta storica in applicazione ad una legge regionale, e perché l'obiettivo che vogliamo raggiungere deve essere quello di un efficientamento, quindi creare economie di scala, migliorare la qualità del lavoro, delle condizioni del lavoro degli operai, di coloro che lavorano nel settore, appunto, e anche ovviamente una riduzione dei costi per i cittadini. Che sono queste poi le tematiche che stanno a cuore non solo ad un'amministrazione, tanto più che parliamo di amministrazioni, come lei ricordava, importanti, ma stanno a cuore anche ai cittadini, perché ovviamente i rifiuti, l'ambiente sono una componente importante della nostra vita, ma a volte insomma è difficile anche gestire il tutto senza come dire, subire il peso della gestione dei rifiuti. Sì, è un grande argomento, intanto perché i cittadini vivono direttamente in due modi. Da un lato vedere o meno la città pulita, e questo è un tema delle nostre città, perché parlo ovviamente di Cava dei Tirreni, noi abbiamo una bella percentuale di raccolta differenziata, ma rimangono ancora aree di non corretto conferimento dei rifiuti, di non rispetto degli orari, per cui in determinati momenti del giorno, soprattutto dove abbiamo delle installazioni su strada, vediamo questi piccoli accumuli di rifiuti. Quindi c'è il tema delle pulizie, dell'immagine della città, che va ulteriormente, e delle città, che va ulteriormente migliorata, non c'è dubbio. E questo attiene anche al modello di raccolta che si intende perseguire. Noi ad esempio stiamo decidendo di togliere quanto più è possibile i bidoni e bidoncini per strada, quelli per l'umido, quello per il vetro, eccetera, ed arrivare ad una raccolta a domicilio, diciamo un porta a porta veramente spinto nella nostra città, e stiamo lavorando in questa direzione. Ma l'altro aspetto che vivono i cittadini è quello della tariffa, quello della bolletta, quando arriva la tanto odiata Tari nelle nostre case, che negli ultimi anni inevitabilmente un po' dappertutto è aumentata. Quindi sia dall'uno che dall'altro punto di vista, come diceva lei, parliamo di argomenti di estrema sensibilità per i nostri cittadini. Bene, un primo passo naturalmente, ma significativo ovviamente, di cui riparleremo, così come insomma parleremo di tanto altro che riguarda Cava dei Tirreni, anche insomma il futuro dell'ambiente per il nostro territorio. Quindi adesso la libero, sindaco, grazie naturalmente per essere stato nostro ospite anche a quest'ora del giorno, immagino, so che insomma era molto impegnato, quindi la ringrazio doppiamente per averci dedicato parte del suo tempo. A presto. Grazie a voi, avevo una riunione che è in corso. Ecco. Però quando si tratta di voi, per il grande lavoro che fate, noi vi seguiamo sempre, insomma, l'occasione anche per farvi i complimenti e i ringraziamenti. Grazie. Perché l'informazione corretta è importante. Grazie mille, sindaco, buon lavoro. Arrivederci.